Ciao a tutti, ciao. Eccomi da Milano direttamente. Ieri sera sono stata allo spettacolo di Zelig. Ho conosciuto uno dei due attori principali ad un corso ed è bello vedere come le persone si trasformano quando fanno qualcosa che amano. Adesso sono diretta ad Arco, un convegno dove c'è Monia, dove c'è Erika, Jonathan, i miei cari amici. Oggi vorrei condividere con te una riflessione, una storiella che lessi tempo fa che mi piacque molto. Parla di uova, parla di carote, parla di caffè. Ecco qui la storiella. Un giorno c'era un papà che colse la figlia disperata. La figlia andò dal papà e gli disse: "Papà, papà, ma cosa succede? Perché la vita ce l'ha sempre con me? Il fidanzato mi ha lasciato, il lavoro va male, io non capisco perché, ho litigato con la mia più cara amica, mi aiuti, papà, papà, papà." E mentre la ragazza tutta agitata parlava, il padre Serafico prese tre pentole, le riempì d'acqua, le mise sul fornello, in una ci mise dentro delle uova, in un'altra delle carote e nella terza del caffè. E la ragazza disperata: "Ma papà, perché non mi ascolti? Ti prego, io ti sto parlando con il cuore, sto male, e tu cosa fai? Cucini?" E il padre, sorridendo, le spiegò questo: "Mia cara, di fronte all'avversità della vita, ci sono persone che, come le carote, sembrano molto, molto dure, molto, molto combattive. E poi, a contatto con l'acqua, che metaforicamente è l'avversità, diventano molli e si lasciano spiaccicare metaforicamente, si lasciano non so, mi avete colto. Poi ci sono altre persone invece che sembrano delle uova, in apparenza fragili, perché comunque l'uovo si può rompere, e a contatto con l'acqua, con la difficoltà, invece cosa succede? Diventano dure, si inaridiscono, si induriscono. E poi invece ci sono delle persone che affrontano le cose come fossero il caffè, che trasforma il suo aroma. Il caffè a contatto con l'acqua si trasforma positivamente, rilascia tutta la sua essenza, rilascia tutto il suo aroma, profuma, inebria le narici, il palato. Cosa vuoi fare tu? Vuoi essere dura fuori, come la carota, e in realtà poi dissolverti quasi di fronte alle difficoltà? Vuoi affrontare le cose come fossi un uovo, molto molto fragile, poi indurirti e chiuderti e diventare un muro di gomma? O vuoi trasformarti come il caffè?" Ecco, era questa la riflessione, perché io non bevo molto caffè in realtà, anzi ne bevo veramente molto molto poco, ogni 2 o 3 volte all'anno. Però la cosa bella cos'è? È la metafora del trasformarsi. L'aroma del caffè comunque ha un buon profumo, comunque una buona essenza. Tu cosa fai? Ti trasformi, ti indurisci, ti ramollisci? A te la risposta, a te la sfida. La mia sfida di oggi è di trasformarti in caffè. E visto che l'ora è quella giusta, buon caffè a tutti, buona giornata. Ciao, 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 ciao.